Allora, il secondo minifilm, lo presentiamo subito. Secondo minifilm, Caro Benzina, bel titolo, anzi, anche se la benzina adesso è un po' diminuita, di Nicolangelo Gerolmini. Allora, di dove sei tu, Nicolangelo? Dove sei? Napoli. Napoletano. Sì. Allora, al centro sperimentale di cinematografia che cosa hai fatto? Ho fatto tantissime cose. Io poi ho fatto il centro sperimentale a Milano, non a Roma. Quindi in questo sono un forestiero sotto due punti di vista. Forestiero, qui il centro sperimentale si divide tra Milano, Palermo, Torino, Roma. Italia è una. Italia è una. Ecco qua. E allora, che film è questo qui, questo filmino? Che cos'è? È la storia di una resa dei conti. Fondamentalmente si partiva dal tema del caro benzina, che poi, guarda caso, oggi la benzina costa proprio... L'ho detto, appunto. È calata, però voglio dire, vuol dire che porta bene, poi, fondamentalmente. È la storia di tre personaggi che si incontrano in una notte e tutto dipende da questa guerra che si è scatenata perché la benzina è arrivata a 6,52 euro. Mamma mia. Tosto. E quindi è questa guerra che si scatena e hai una grande attrice come... Ho un'attrice fenomenale che devo ringraziare, mi devi permettere, Pippo, no, perché mi ha fatto un regalo meraviglioso, Milena Vukotic, che mi ha fatto un regalo immenso e si è prestata come se fosse stato un'attrice al suo primo film, perché si è data completamente. Bravo, così si fa, così si fa. Grazie Milena! Allora, Caro Benzina di Nicolangelo Gerolmini, via! Parliamo del caro benzina. Pensate, le stazioni di rifornimento costrette a chiudere sono ormai più della metà e la benzina oggi ha toccato il record di 6,52 euro al litro. Un'ecatombe di automobili. Non solo, il mostro della benzina è ritornato all'attacco. Ieri ha aggredito un terzo benzinaio amputandogli le dita della mano con un trinciapollo da cucina. La vittima stavolta però è riuscita a vederlo in faccia, l'identikit del mostro è su tutti i giornali. L'hai visto? Sì, il classico psicopatico che si è messo in testa di combattere la crisi economica prendendosela con chi non c'entra niente. La nostra solidarietà va a tutti i benzinai in ascolto a cui dedichiamo questo Silicon Valley Blues. Serve una mano? Non le sono venuta addosso, ragazzo. È lei che è inchiodato. No. No. Io non ho inchiodato. Ho finito la riserva e la macchina si è fermata. Ho una tanica nel cofano. Me lo dà un passaggio?
Quanta benzina? E che ci facciamo con questi? Mi dia quel coso. La benzina costa cara, mio caro. E meno male! Ha mai visto una strada così scorrevole, ragazzo mio? No, non l'ha mai vista. Prima ho toccato i 160. Il traffico è scomparso. Questa non è una crisi, è una malla. Qui non esce niente. Provi a metterla prima nel serbatoio. E perché lì dovrebbe funzionare? Vado a vedere se c'è qualcuno. Ci penso io. Ridotto com'è, la prenderebbero per uno psicopatico o un assassino. C'è nessuno? Ho bisogno di aiuto. Ho messo i soldi nella macchinetta, ma non mi dà la benzina. Qui non c'è nessuno. Quelli? Chi me li ha messi in macchina? Serve una mano? Sì. La benzina costa cara, mio caro.